che cosa ne pensa dello stragismo in generale? Beh, io penso che la stagione degli anni di piombo sia stata una delle pagine più nere, e dico nero ovviamente con il doppio significato, della storia del nostro paese, e purtroppo molte cose di quella stagione non sono ancora note. Non sappiamo, ovviamente, al di là della sentenza che ha condannato gli autori della strage del 2 agosto, non sappiamo ancora chi sono i mandanti, non sappiamo ancora chi ci stava dietro e non sappiamo ancora perché. Manca questo perché. Cosa ne pensa delle ultime dichiarazioni, che poi ripetono vecchie dichiarazioni di Cossiga, rispetto alla pista palestinese? Ma io penso che ci possono essere ricostruzioni più o meno fantasiose, probabilmente Cossiga ha degli elementi di conoscenza che a noi mancano, tuttavia penso che quella sia stata una strategia della tensione che utilizzava le stragi per intervenire pesantemente all'interno della politica italiana. C'erano i servizi deviati, sono stati fatti depistaggi, molte cose di quella stagione non sono ancora chiare, esiste ancora un segreto di Stato che nessun governo, compresi i governi di centrosinistra, ha voluto togliere, e quindi io penso che molta strada sia ancora da fare. In ogni caso, esprimere solidarietà ed esprimere vicinanza e soprattutto una presenza il 2 agosto, io penso che ogni anno sia assolutamente necessario, perché questi fatti non si devono ripetere. Mi permetto di fare una domanda al di là del 2 agosto. Non le sembra che in questa fase storica ci stiamo incanalando verso una situazione prefascista? Beh, io penso che in questo momento il rischio di un regime autoritario sia molto forte. La scomparsa del Parlamento della sinistra, la riduzione artificiosa del numero dei partiti in Parlamento, una riduzione drastica della rappresentanza politica, adesso si annuncia addirittura uno sbarramento clamoroso per le elezioni europee. Io penso che il rischio dittatura non lo corriamo, perché siamo in Europa fortunatamente e il quadro europeo impedisce un'involuzione autoritaria o dittatoriale del paese. Certamente il rischio autoritario c'è, perché al di là delle specifiche misure che un Parlamento può adottare, non c'è dubbio che il fatto che il 20-30% del Paese non sia rappresentato in Parlamento costituisce un elemento molto forte di un autoritarismo strisciante che ci deve preoccupare. Secondo lei i cittadini ne hanno consapevolezza? I cittadini ne hanno consapevolezza, purtroppo hanno votato per una drastica semplificazione, bisogna che noi prendiamo atto anche di questo voto. Credo che noi ci dobbiamo battere, perché è ingiusto, è sbagliato sotto il profilo democratico che l'intera sinistra non sia rappresentata in Parlamento. Grazie, grazie mille. Quali sensazioni provi oggi nel momento della commemorazione di una strage? Mi viene il brivido, perché io lavoravo in Don Minzoni, sentito il busso, sono andato a vedere, quando ho visto questo disastro sono scappato via dalla disperazione. Mi viene anche la pelle d'oca a tutt'ora. Questa commemorazione mi dà la sensazione, vedo ancora quell'attimo di allora. Cosa ne pensi di questo tentativo di revisionismo? Io penso solo una cosa, che la verità difficilmente vogliono che venga fuori. Voi state partecipando alla manifestazione, come state vivendo questo momento di commemorazione? Sempre molto molto ansioso. Io devo dire, lo stavo dicendo con le mie compagne, che ancora mi commuovo, perché è talmente grave quello che è successo, è talmente grave che ancora non si sia scoperti i veri mandanti, che è impossibile non esserci e non essere emotivamente colpiti. Ancora noi siamo agitate, insomma. Era presente a Bologna il 2 agosto dell'80? No, io non ero presente, erano presenti dei miei parenti, dei miei familiari, fra cui avevo una parente infermiera che è accorsa sul luogo. Quello che mi ha raccontato era così sconvolgente allora come rimane adesso, non è cambiato. Cosa ne pensa delle ultime dichiarazioni, in particolare di Cossiga, che in qualche modo revisiona ciò che è stato, a cui si è arrivati attraverso la giustizia, ossia cancella un pochettino la pista nera esposta sulla pista palestinese, come se fosse stato un incidente, una bomba lasciata lì per caso? Io devo dire che di Cossiga non ho nessuna considerazione, voglio dire, perché è talmente ballerino, e poi siccome lui c'era nel momento di quegli eventi, credo che conosca molto e che
abbia sempre avuto un atteggiamento di intorpidire le acque. Su Cossiga e le piste che lui indica io non do nessuna credibilità personalmente. Tu sei molto giovane, quindi ai tempi della strage forse non eri ancora nato. 3 anni. Che cosa sai della strage in particolare a Bologna e del periodo delle stragi? Ma che è stato un evento, insomma, che ha toccato molte persone, le generazioni immediatamente dopo la mia. Se parli con i miei familiari, con chi ha, insomma, 5-10 anni in più di me, insomma, comunque è un evento che ha segnato la coscienza collettiva di una parte della nostra regione, insomma, il senso di attacco al senso di istituzioni, anche la coesione, la tenuta sociale. 28 anni fa, insomma, si è respirato un senso di attacco, insomma. Tu di questo evento ne hai sentito parlare a scuola, hai letto delle cose, ti sono state utili le manifestazioni commemorative, oppure ne hai parlato in casa, i tuoi genitori ne hanno parlato, oppure da dove proviene questa tua memoria? Subito a scuola, alle medie, poi dopo ho raccolto testimonianze personali per mio interesse e lo spirito, insomma, di coesione che si è respirato subito dopo la sera, immediatamente dopo la strage, quindi, perché poi era un sabato 28 anni fa, che subito la piazza tutta la gente si è adunata, insomma, in piazza per sentirsi uniti contro questo attacco, mi ha trasmesso un legame ideale con la gente che ha vissuto quell'esperienza, insomma. E dal 1995 non perdo una manifestazione del 2 agosto. So pochissime cose, so che sono morte molte persone. Ho saputo dalla TV, dalle giornali che ho visto molto tempo fa, me l'ha insegnato anche un po' a scuola. A scuola in che modo vi hanno proposto questo evento che ha colpito così duramente Bologna? Ci spiegavo in tanti modi che era successo nel 1980, il 2 agosto, in stazione. Poi anche in stazione, quando vai lo vedi che c'è scritto il codice, tutto qua. So che è stata una strage, ma non si sa molto più di questo da quello che... È quello che so. So che è coperto da segreto di Stato e quindi non si sa molto più di questo. E dove hai saputo della strage del 2 agosto? Più che altro dalla famiglia e dalla televisione, dalla scuola non è mai stato trattato questo argomento. Ah, non è un argomento quindi secondo te degno di essere... No, semplicemente non è stato trattato, però che sia degno effettivamente lo sarebbe, essendo è un evento molto importante della nostra storia attuale. Quindi... Senti, cosa ne pensi di questa nuova e vecchia, comunque rinnovato tentativo di revisionare la faccenda? Il revisionismo non è una cosa di cui andare particolarmente fieri, quindi... Soprattutto questo dovrebbe anche essere, per quanto mi riguarda, una cosa ancora più importante, dal momento che è della città in cui vivo e quindi la sento ancora di più. Tu non eri ancora nato ai tempi. No, sono nato 4 anni dopo praticamente, sì, no, però mi sembra giusto essere qua perché fa parte del DNA dei bolognesi, quindi mi sembra giusto ricordare quello che è accaduto, insomma, ripeto, fa parte del DNA. Tu dove hai saputo quello che è accaduto? Da chi sei stato sensibilizzato? Sia a scuola sia in famiglia, insomma. Questo perché, ripeto, a scuola ci hanno insegnato quello che era l'importanza dell'evento. Mi sembra giusto ricordarlo anche adesso, insomma. Abbiamo fatto la camminata, la staffetta da San Marino a venire verso Bologna. Era appunto per ricordare la strage del 2 agosto, che qualcosa... facciano al governo, che salti fuori la verità che ancora è un pochettino obnubilata. Dicevi che siete riusciti ad allargare comunque il gruppo di podisti che in qualche modo partecipano a questa iniziativa. Siamo riusciti ad allargare quest'anno a una staffetta nuova che viene da Savona, che dura una settimana, molto impegnativa, però indubbiamente soprattutto siamo riusciti a portare a Bologna l'amministrazione comunale di Savona, che è venuto il presidente del consiglio comunale con la polizia municipale, insomma, una bella cosa, sì. Quindi state tentando di sensibilizzare il maggior numero di città e cittadine possibili? Certo, dall'anno prossimo ce ne sarà un'altra che farà Livorno, Pisa, Prato, Pistoia, Porrette, Bologna. Quando fate le vostre staffette, avete dei ritorni, la gente vi fa delle domande oppure si unisce? Cioè sentite che vi è partecipazione? Certo, la gente si unisce, collabora e proprio si dà da fare per farci sentire sempre più a nostro agio. Quest'anno per la prima volta a Savona i podisti e i cittadini hanno detto non vi azzardate a smettere perché è una cosa troppo bella, troppo importante. Un'altra cosa che ci sarà l'ultima domenica di settembre
a Uliveto Terme ci sarà una verrà intitolata una piazza alle vittime del 2 agosto. E il merito, come ha detto il sindaco, è dei podisti che hanno insistito e hanno portato questo messaggio che molti si erano già dimenticati. Come mai hai deciso stamattina di partecipare a questa manifestazione in commemorazione delle vittime del 2 agosto? Perché è l'unico modo ricordare per andare avanti, è l'unica cosa che ci rimane, anche perché la giustizia non ce la danno e ce la vogliamo prendere. Cosa ne pensi dell'azione di revisionismo che in qualche modo stanno portando avanti? È un altro modo per pararsi il proprio sedere. Tutte le volte che c'è qualche cosa che non funziona rimescoliamo le carte, alziamo i polveroni e dirottiamo per disorientare le persone. Ma noi non ci disorientiamo, vogliamo giustizia. Una staffetta per non dimenticare, scritto sulla sua maglietta. Sì. Che cosa significa? Dunque, io per anni sono stato organizzatore di una staffetta che partendo dalla Toscana, da Sesto Fiorentino, alle 6 della sera, in notturna, a tappe, a staffetta proprio, si faceva la traversata dell'Appennino fino a Sabbiuno, dove c'è quel mausoleo per i martiri di Sabbiuno, quei 150 buttati nel burrone e ammazzati dai tedeschi. E poi da Sabbiuno si veniva a Bologna, alla Montagnola. Lì il comune ci offriva l'opportunità di lavarci perché eravamo puzzolenti di sudore, lo immaginate con tutta questa corsa notturna, no? Ci si lavava, si metteva la vestita a modo, si veniva qui alla manifestazione che coincide alle 10.25 con l'ora della strage, no? Cosa ne pensa di questo tentativo di revisionismo delle sentenze? Io sono indignato perché il fascismo è stato il fascismo. La mia famiglia ha sofferto atrocemente sotto il fascismo perché ci hanno licenziati, ci hanno bastonati, ci hanno picchiato, ci hanno tolto la possibilità di avere un lavoro dignitoso. Pensi, i miei zii che erano diplomati, gente di studio, così si sono dovuti andare a fare braccianti agricoli, era l'unico lavoro che gli ha permesso, perché non prendevano la testa del fascio e perciò venivano esclusi da tutti i lavori. Lei non percepisce in questa fase storica una specie di, diciamo, fase prefascista? Guardi, non chiamiamolo più fascismo perché gli aspetti delle dittature variano con la storia e con i tempi, no? E quindi verrà qualcosa anche di un po' diverso, insomma. C'è mescolato anche tanto populismo a queste cose, no? Perché in qualche modo il sistema vuole agganciarsi anche a un sostegno da parte delle popolazioni, ad un'approvazione, no? Perciò faranno anche tante cose che in qualche modo, in modo demagogico, sembrerà che facciano le cose per il popolo, ma in realtà hanno un grande disprezzo per il popolo. Le classi che oggi ci governano hanno un grande disprezzo per le persone umili, per i lavoratori semplici, e lo dimostrano con quanta incuria, per esempio, tolgono tutti i diritti, smantellano lo Stato sociale, creano il precariato. Questa è la realtà d'oggi. Qual è il suo trascorso, qual è il vissuto di questa situazione? Lei è una familiare delle vittime? No. Questa situazione come l'ha vissuta e come la rivive ogni anno? Perché lei dice che ogni anno comunque questa commozione si rinnova. Sempre. L'ho vissuta perché col sabato ho sentito per radio questa notizia di questa caldaia scoppiata in stazione. Io abitavo fuori Bologna, ho preso il motorino, sono venuta qui, ho visto. Quindi l'ha vissuta. E non potevo far niente perché ho solo guardato, ma è stata una cosa tremenda. Ma ogni volta che viene in stazione comunque sente questa cosa? Sì, io ci passo tutti i giorni in stazione e tutte le volte mi si stringe il cuore quando continuiamo a sentire le cose che dicono questi dello Stato che non risolvono poi niente. Meno male che c'è Bolognesi. Come hai vissuto la città oggi? Bah, mi sembra positivamente, oggi c'era un sacco di gente, ci sono chi valuta solitamente il numero delle persone e dice che c'erano molte più persone dell'altro anno. E l'altro anno tutti dicevano che c'erano molte persone, pertanto anche questo credo che sia un fatto estremamente positivo. Per quello che riguarda noi possiamo dirti questo, i giovani erano molti, i familiari delle vittime erano moltissimi. E anche questo credo che dia l'idea della volontà di continuare a ricordare e insomma di non arrendersi. Ecco. Ho visto molta commozione, proprio gente che piangeva. Sai, la giornata è quella che è. Penso che i discorsi di tutti siano stati
discorsi che hanno anche comunque toccato le corde della memoria della Commissione. L'8 luglio Cossiga ha di nuovo ribadito il concetto che la pista nera è una pista comunque fuorviante e che la pista da tenere in considerazione è la pista palestinese, l'incidente. Tu cosa ne pensi? Vedi, tutte le volte che noi diciamo a Cossiga che ci parli dei suoi rapporti con la P2 e del perché quando lui era ministro, primo ministro, avesse tutti i responsabili dei vari servizi segreti, erano tutti iscritti alla loggia massonica P2 e via di questo passo, lui tira fuori la pista palestinese. Mi sembra un modo per non rispondere nel modo più assoluto alle domande che gli vengono fatte. In rappresentanza di quale associazione stai? Associazione Cirenaica. Questa è un'associazione che è in un quartiere, diciamo, alla prima periferia di Bologna. È un gruppo di associazioni, Linea 37, che gestisce una palazzina sul... Perché Linea 37? Perché ancora in questo luogo passa l'autobus che per primo fece i soccorsi alla stazione di Bologna caricando sopra l'autobus i feriti e i morti. Quindi questa associazione è stata presentata con bolognesi, cioè è venuto bolognesi, c'era il presidente della TC, c'era chi aveva guidato quel giorno questo. E questa associazione, per ricordare, non poteva chiamarsi Bus 37, perché era una cosa del passato, noi dobbiamo guardare nel futuro e quindi Linea ci sembrava che desse uno sbocco positivo, diciamo. Senti, qual è stata secondo te la reazione della piazza alle parole del ministro? Beh, è stata secondo me una reazione molto bassa, nel passato le reazioni erano molto più alte, anche pur essendoci state queste polemiche, forse anche per la mancanza, forse anche perché la non rappresentanza più nel Parlamento di una sinistra di un certo tipo ha fatto così di tenere i toni molto più bassi rispetto al passato. Tu pensi che le promesse del ministro verranno rispettate da qua l'anno prossimo? Qui delle promesse ce ne sono tante, però è evidente che se il governo ha chiesto a Cossiga certe cose eccetera e lui è ritornato sopra a una serie di questioni. 28 anni fa mi trovavo in questa stazione proprio quella mattina e per poche ore non ho assistito alla strada, purtroppo. Poi ho avuto un avvicinamento perché ero militare e sono stato uno di quelli che ha portato via le macerie, quindi è per me un momento toccante questa giornata, la sento proprio, mi vengono, permetti, i brividi sulla pelle. Quindi ho voluto ricordare questa gente che è morta, che non aveva colore politico, quindi è importante anche quello che ha detto Rotondi, secondo me. E dobbiamo tutti quanti unirci insieme perché queste cose non accadano più, però sappiamo che è sempre... Sono sempre le stesse parole che diciamo, che non accada più, però purtroppo cadono sempre. Dobbiamo sempre stare attenti perché la democrazia deve rimanere in questo paese. Lei pensa che effettivamente adesso ci sia una democrazia, secondo quelli che sono i canoni, il concetto stesso di democrazia nel nostro paese applicata? Io credo che ci sia, però è chiaro che sull'onda emotiva di certi fatti che avvengono, tipo questa immigrazione che è incontrollata, qualcuno può cavalcare questa tigre e allora si pensa che non ci sia, in realtà io credo che ci sia, poi ognuno ha il proprio modo di vedere, però credo che è una cosa che noi italiani sentiamo, quindi io ci credo. Quindi molta speranza. Positivo, sì, sì. Voi siete di Bologna? No, io non sono di Bologna, però mi ricordo benissimo quel giorno, io sono andato giù perché io sono di origini di Napoli, sono partito da Carpi dove abito adesso per andare a Bologna e quando sono arrivato a casa a Napoli ho sentito una notizia. Posso fare una domanda alla bimba? Tu sei molto piccolina, quanti anni hai? 9 e mezzo. 9 e mezzo, hai sentito parlare di questa tragedia? Sto spiegando adesso, sto spiegando un po' di quello che era successo, insomma. Perché anche lei crede che sia molto importante che anche le nuove generazioni siano a conoscenza. Certo, certo. Dalle parole del papà, quello che ti stava raccontando, che pensieri ti sono nati? È una cosa molto bella. A scuola ne hanno parlato i tuoi insegnanti? No. Magari l'anno prossimo farai la quinta o la prima media? Quinta. Magari quando studierete storia, magari glielo chiederai. Sì. È giusto che voi sappiate le cose, perché voi siete il futuro, eh? Thank you.
sono stati, mi hanno detto non mi distruggono, anzi sono un ministro, va bene così. Beh, mi hanno preso almeno loro sul serio, non trova. Però ho rinunciato al discorso, mi ha fatto considerazioni personali col cuore. Sa, uno non è che perché sta al governo diventa una istituzione, l'istituzione cammina sulle gambe delle persone, bisogna sempre parlare col cuore. Lei intende ritornare il prossimo anno per diciamo, dimostrare che qualcosa viene fatto da oggi, diciamo, il prossimo anno? Spero proprio di sì, poi stia tranquilla che se qualcosa non viene fatto ce lo ricorderanno ben prima del prossimo anno, perché bisogna stare a controllare molto bene i politici quando promettono, quindi voi siete giornalisti, sapete che la regola è questa, il governo ha assunto degli impegni e deve mantenerli. Tutte le opinioni hanno gli stessi diritti. Certo, io ho voluto fare una differenza, tutte le opinioni sono uguali in democrazia, l'antifascismo non è un'opinione, è l'elemento costitutivo della nostra democrazia che nasce dalla resistenza e dalla lotta a un nemico che, se è ricomparso dopo un paio di decenni e qui dopo tre decenni, vuol dire che è un nemico abbastanza attrezzato. Si è pacificato questa mattina con l'assessore Mancuso? Sa, io sono di Avellino e in Campania quelli della provincia con i napoletani litigano sempre, quindi è un duetto classico, non si deve impressionare. Poi, come avviene a Napoli, come diceva un grande cantautore, poi prendono insieme il caffè. Ministro, lei rappresenta qui il governo, una risposta alle richieste dei familiari delle vittime? La risposta è stata allestita nell'incontro che il presidente bolognese ha avuto con il dottor Letta e loro stessi sono soddisfatti delle risposte istituzionali che il dottor Letta ha predisposto. Come ministro dell'attuazione del programma naturalmente sono garante della esecuzione di tutto questo, che non è nulla, intendiamoci, perché quanto è avvenuto 28 anni fa è irreparabile. Sanno particolarmente i familiari delle vittime della strage di quel ormai lontano 2 agosto del 1980 è sempre molto faticosa perché densa di emozioni. E l'idea di concludere la giornata con la musica, con un linguaggio universale, come avete visto, ha fatto molta strada, ha coinvolto tanti giovani nel mondo ed è diventato un grande autonomo premio che oramai ha uno spazio suo, ma che ci aiuta a ricordare, a non dimenticare. Anche con questi strumenti, con gli strumenti della cultura, offrire ai più giovani, ai ragazzi, quelli ai quali normalmente parlano le associazioni, la possibilità di crearsi uno spirito critico attraverso la conoscenza e attraverso un uso corretto della memoria. Solo così quella ferita si potrà rimarginare. È compito che spetta a tutti noi. Degli obiettivi come quelli che stanno alla base di questo premio. Di questo sono molto grato a tutti coloro che l'hanno reso possibile. Sergio Cofferati consegna il primo premio sempre a Javier Farias. Grazie.
Infine, la borsa di studio promossa dall'Istituto Storico della Resistenza al CIDE Cervi di Gattatico è andata a Carlo Tenan. Consegna il premio Rossella Cantoni, presidente dell'Istituto.